Pasquale Galliero, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali a Trentola del 10 giugno. Allora, innanzitutto, come sta andando? È iniziata da poco la campagna elettorale. Sì, diciamo che stiamo lavorando molto e molto intensamente, perché siamo partiti forse un po' in ritardo per problemi di certificazione, ma alla fine siamo riusciti in pochissimi giorni a presentare la lista a Trentola 200. Quindi stiamo lavorando in quest'ultimo mese a livelli stratosferici, stiamo lavorando a pieno regime e con tutta la lista di tutti i candidati che si stanno impegnando per far sì che questa campagna vada nel migliore dei modi. La situazione a Trentola 200, diciamo, degli ultimi anni non è delle migliori. Il comune è stato sciolto per infiltrazione camorristica nel 2016. Adesso ci sono 5 liste. Come si pone il movimento in queste situazioni, soprattutto poi per quanto riguarda la criminalità organizzata? Noi appunto veniamo da uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Il Movimento 5 Stelle crede che benessere primario della collettività sia il ripristino della legalità, il rispetto delle regole. Proprio perché veniamo da uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche, abbiamo il dovere di riportare la legalità in questo comune e quindi in tutte le sue procedure, dalla trasparenza degli appalti alla maggiore partecipazione nell'assise comunale. E quindi il ruolo primario del Movimento 5 Stelle sarà quello del ripristino della legalità. Quali sono i primissimi provvedimenti da adottare se lei dovesse essere eletto sindaco? Noi abbiamo messo come primi punti nel nostro programma Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi significa un maggiore e costante controllo del territorio attraverso una sinergia con l'ARPAC e l'installazione di centraline e una mappatura delle acque. E inoltre, attraverso lo strumento, l'utilizzo di quelle che sono le risorse a disposizione del Comune, un maggior controllo del territorio, sia da parte della Polizia Municipale che delle altre forze dell'ordine. Il territorio come risponde alle elezioni, alla gente che, quando si entra nelle case? Il territorio ovviamente risponde a delle politiche, a delle logiche che sono radicate. Sappiamo che noi qua a Trentola 200, come Movimento 5 Stelle, alle scorse elezioni politiche abbiamo avuto un ottimo risultato, quasi il 60% delle preferenze. Ovviamente a livello comunale è tutt'altra storia, ma noi cerchiamo di entrare nelle case non promettendo qualcosa in cambio, ma promettendo solamente il nostro impegno a portare un reale e vero cambiamento. Questo cambiamento che può avvenire solo attraverso votando solo il 5 Stelle, perché noi portiamo la legalità, la trasparenza e l'onestà nelle pubbliche amministrazioni. Quello che può fare il governo nazionale è dare la spinta a tutte le amministrazioni locali, soprattutto nell'ottica del governo dei 5 Stelle, può dare una maggiore linfa e una maggiore propulsione all'attività degli enti locali, soprattutto se fossero a guida nel Movimento 5 Stelle. Pasquale Galliero, perché si è candidato? Pasquale Galliero non si è candidato, è stato scelto come candidato. Faccio parte di un gruppo di persone, di attivisti che in questi anni hanno operato sul territorio e alla fine di un percorso, all'inizio di queste consultazioni elettorali, mi è stato chiesto di essere portavoce di questo gruppo, portavoce candidato sindaco al comune di Trentola 200, ed io con molto entusiasmo ho accettato la proposta che mi è stata fatta. Ultima domanda, ma la camorra a Trentola c'è o non c'è? La camorra c'è, l'ho detto anche pubblicamente in piazza alla presentazione della lista, domenica mattina in piazza a Trentola. La camorra c'è e noi faremo di tutto per sconfiggerla e per far sì che non entri più in consiglio comunale.